Omicidio Boscarino, ergastolo per i due, De Simone e Greco. La Corte d'Assise di Siracusa, a sorpresa, infligge l'ergastolo non solo a Cristian De Simone, ma anche a Roberto De Simone e Davide Greco. Il presidente Tiziana Carruba, all'atere Livia Rolfo, poco dopo 5 ore di camera di consiglio, ha pronunciato il verdetto a carico dei fratelli Cristian e Roberto De Simone, rispettivamente di 34 e 28 anni, e di Davide Greco, 30 anni, accusati dell'omicidio di Alessio Boscarino, 24 anni, ucciso a colpo di pistola la sera del 4 dicembre 2016 in via Tasso a Priolo. A sorpresa, la Corte ha inflitto la pena dell'ergastolo non solo a Cristian De Simone, autore materiale dell'omicidio, ma anche a Roberto De Simone e Davide Greco, per i quali i pubblici ministeri Tommaso Pagano e Gaetano Bona avevano chiesto la condanna a 30 anni di reclusione ciascuno e solo per il primo la pena del carcere a vita. Tra l'altro, la Corte ha sconfessato il pubblico ministero Pagano in quanto ha escluso la circostanza aggravante della premeditazione, che viceversa era stata contestata ai tre giovani di Priolo dal magistrato della Procura della Repubblica, che dal giorno del delitto ha coordinato le indagini degli investigatori del commissariato della Polizia di Stato di Priolo. La Corte ha condannato i tre imputati al risarcimento dei danni a favore della parte civile, signora Rosa Boscarino, madre della vittima, da liquidarsi in separata sede, ma ha disposto una provvisionale di 100.000 euro che si dichiara provvisoriamente esecutiva, nonché ha stabilito che i condannati dovranno rifondere le spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano in complessivi 4.500 euro. La Corte ha interdetto perpetuamente i tre imputati, ha disposto altresì l'interdizione legale durante la pena e la decadenza della responsabilità genitoriale. I giudici sono presi 90 giorni per il deposito della motivazione della sentenza. Durante la lettura del dispositivo, la presidente Tiziana Carruba è stata interrotta dalle urla e dalle lacrime dei familiari dei tre giovani che si trovavano all'interno delle gabbie di vetro, da dove hanno seguito impassibile la pronuncia del verdetto di condanna al carcere a vita. Grida e singhiozzi si sono levati dal settore del pubblico, facilmente individuabili poiché la protesta contro la sentenza è arrivata dalle donne, evidentemente mogli, madri e fidanzate dei tre giovani alla sbarra, mentre gli uomini sono rimasti in silenzio o hanno cercato di tappare le bocche delle congiunte.